Un confronto all'americana per scoprire i programmi elettorali delle quattro liste in competizione per le amministrative 2013 di Polla. Ieri ha avuto luogo infatti il tanto atteso evento all'interno della sala congressi del Centro Sociale Don Bosco, dove i quattro aspiranti primi cittadini hanno dato vita ad un emozionante ed interessantissimo dibattito in perfetto stile USA. A moderare e a dettare i tempi di intervento e soprattutto a tenere a bada il folto pubblico trepidante di passione e curiosità ci ha pensato il giornalista Pasquale Sorrentino del Mattino. Sorrentino, in virtù del regolamento imposto dallo staff organizzativo dell'associazione Grandi Passioni, ha ingabbiato con domande incalzanti pervenute via email dai cittadini e con un timer per il tempo di risposta i quattro che si daranno battaglia il prossimo fine settimana in occasione delle elezioni del 26 e 27 maggio. I componenti dell'associazione Grandi Passioni, Donato Pucciarelli e Teresa Calvino, con molta dedizione e ingegno hanno promosso e organizzato un autentico faccia a faccia per poter meglio apprezzare gli obiettivi delle varie liste in corsa. L'idea dell'associazione è stata quella di proporre alla cittadinanza un confronto civile, pacato e ricco di contenuti. Domande uguali per tutti e con risposte che sono avvenute in un tempo determinato, che hanno fatto diventare il piccolo centro sociale pollese un vero e proprio salotto politico. Non sarà stato Porta a Porto o Ballarò e né tantomeno il David Letterman Show. L'Oscar come migliore performance in vista delle amministrative a Polla lo assegniamo in ogni caso al confronto, una storia a sé che non ha nessun bisogno di paragoni.